E allora ragazzi, siamo tornati, io mi c'ero messa a chiacchiera e mi ero dimenticato del tempo che era passato, ma adesso con la canzone proprio di Rocco Granata, perché ovviamente è arrivata qui con noi Marina La Rosa. Non c'è la musichetta, non Eh so no, se c'è te la non musichetta, sentirai nulla, ma qui c'è intanto musica, applausi e tutto quanto, ma te non potrai facciamo. sentire Esatto, vabbè, le immaginiamo nulla. Te dovrai buonasera a immaginarla, tutti. Marina. Marina, buonasera. Ho detto, mi ero messa a chiacchiera con te, mi ero scordato del minutaggio della diretta, infatti siamo Ma entrati. figurati, me l'ho scordata dell'intervista. Ecco, no, Siamo cioè, tipo vabbè. sempre due neuroni che abbiamo, Insomma, diciamo, dai, ne usciremo vivi da questa intervista, non lo so. Però, Marina, siccome ti posso rubare poco tempo, perché poi ho i tempi della radio e tu i tempi da mamma, faccio un piccolo riepilogo in breve di Marina. Messina. vai, sono emozionata, Guarda, ragazzi. cose mai sentite, Marina, te lo dico subito. Allora, mai, Mai, mai. Messina, non so se sapevi di venire da Messina, 21 gennaio 1977, ma non facciamo i conti Ragazzi, ho perché. fatto 40 anni. No, ma che non facciamo così? Ah, no. Diciamolo, 40 anni sono una figa pazzesca. E allora Sto bene così, diciamolo, più che mai. Poi, da poco, insomma, laurea in psicologia, e da poco anche ha collaborato con Remo Croci come opinionista nel giallo della settimana su Rete 4, quindi diciamo i fattori di cronaca nera, no? Tutto si parla di questo. Ma informatissimo. io, vabbè, si sa tutto, basta seguirti, insomma, su tutti Google. Però, Marina, una cosa, insomma, delle tante cose fatte, televisivamente parlando, ci sono delle cose che più o meno hanno divertito e delle cose magari meno che sono passate un po' in sordina. Quindi io voglio un po' con te riesumare, diciamo, queste cose, tra cui, Sì, tra le vai. prime, le, tra le, nel 2006 la tua partecipazione al Reality Circus, che in tanti di noi si ricordano, ma un programma che è stato poi chiuso Pure all'improvviso. che non l'ha visto nessuno, No, io l'ho visto, mi cioè, ricordo sapere l'ultima cosa pensa. puntata in 15 alla finale, tipo una cosa del genere, dove venivano tutti quanti eliminati. Però, secondo te, perché No, è quello? stato proprio chiuso prima perché andò malissimo e questa cosa è una cosa che mi dispiace fondamentalmente perché la gente vuole vedere proprio il sangue, vuole vedere i gossip, quelli che si inciuccano, che si baciano, che si fanno, che si dicono, le persone che litigano. Invece lì non c'era tutto questo, c'era che stavamo una settimana con gli Orfei, stavamo con loro, era fighissimo, le loro le camper e le caravan e ci insegnavano proprio una settimana per insegnarci a fare delle cose che io mai nella vita avrei fatto, quindi è stato fighissimo. Quindi anche un'esperienza positiva. Però secondo te perché televisivamente parlando, quindi solo per questo motivo qui di, diciamo, che non c'è stata tanta guerriglia tra i concorrenti, allora per questo Ma motivo. certo, perché funziona ballando? Perché ballando, Vabbè, si oltre scannano all'aspetto un estetico, continuo. all'aspetto artistico, in realtà lì si ammazzano. Qual è l'apice di tutto? Cioè, la selvaggia Luca è messa lì sicuramente perché è anche piacevole da vedere, una bella donna, ma fondamentalmente perché crea dei disagi, Ecco, qui. cioè crea molta polemica. A Reality Circus non c'era tutto ciò. Devo dire che c'erano anche dei personaggi molto divertenti, te lo ricordiamo Valeria Marini, poi se non sbaglio Ciccio Graziani, insomma c'era anche un cast molto divertente. Qui la chat è impazzita. Tutti si ricordano la Marini che cade a un certo punto dal trapezio, quello è stato il Un momento alto migliore di momento, tutti. un alto momento, devo dire, Esatto, veramente da sì. ricordare. Però Marina, poi tu sei tra le poche italiane, se non l'unica, correggimi se sbaglio, che hai preso parte alla soap opera Beautiful. Cioè, questo uno non lo sento mai dire, Wow, no? Però. I am so excited. Era la mia unica battuta, era questa. I am Vabbè, però cavolo, ti sei so trovata all'interno di Beautiful, così, Marina, era nel 2002, no? Quindi anche 2 anni dopo. Io so Hanno girato a tutto. Portofino delle scene perché loro ogni tanto vengono a girare delle scene in Italia, ma fondamentalmente questo si fa perché è per il pubblico italiano, Certo, quindi sono tutti più certo. contenti e lo seguono di più. È stato carino, è stato carino. Purtroppo da quando poi ci ho partecipato non l'ho più Ecco, seguito, devo dire. quindi l'hai chiusa così, diciamo, per vedere Beautiful. L'hai Perché fatto e io poi la ciao. televisione non la guardo, la Ecco, taccio. vedi, detto da te fa un po' Sai, strano. sono Poi. cazzata, basta. Oh, poi c'è una cosa divertente, no? Perché ho provato a fare un gioco che faccio spesso con gli ospiti. Poi però le cosa faccio? Prendo il nome e lo scrivo su YouTube e vedo quali sono i primi 3 video che mi capitano di Pensavo quella YouPorn, persona. no, 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 YouTube, io lì non ci ho provato ancora, devo dire, però potrebbe essere non divertente. troverai Non niente, troverò quello niente, meno male. Allora, lo i 3 video sono, il primo è 47 minuti di video. Sappilo, di Marina La Rosa, GF1, giorno 44, in cui. Ah, no, no, guarda, questa la so benissimo.
bellissimo. Io sembravo un'attrice, guarda, io lo guardo. È stupendo, tutto. Ma è stupendo. Ogni tanto mi capita di vederlo perché me lo mandano ancora su De Fana, non si sa, non sono veramente ovviamente disturbate. Comunque, me lo mandano perché un giorno stupendo. Io lo guardo e mi commuovo ancora. Praticamente devi sapere che era uscito Lorenzo Battistella il giorno prima, ecco. Che era il Ragazze, insomma, lui. Cioè, e io ero di una tristezza infinita, proprio come se fosse successa chissà quale tragedia nella vita, e quindi si vede questo video di me che non parlo con nessuno, cioè gli occhiali da sole, sto fuori, sento la musica, a un certo punto piango. Ma è una scena di una poesia musica. No, infatti l'ho rivisto stamattina, devo dire, era veramente bello. Poi fa parte un po' dei ricordi di tanti di noi italiani che comunque tutti li guardavano, no? Quindi ci ricordiamo anche di alcune scene. Mentre il secondo video è il G-Day Marina La Rosa in collegamento con Geppi Cucciari, quindi un'intervista con lì dalla Geppi Cucciari in cui molto divertente, insieme anche alla politica, oddio non mi viene il nome omosessuale, non mi ricordo il nome, Baremma, ce l'avevo sulla punta della lingua, l'ho perso, quindi niente, non te lo dico più. Comunque non era in una battaglia, ma non mi viene in mente, quindi l'ho perso. E poi il terzo video, che mi ha fatto anche un po' ridere, era un po' la tua partecipazione nel 2001-2002 a una serata che si chiamava del Tipitinas, una cosa del genere, in poche parole. Ma è una trasmissione televisiva? No, no, era una tua serata dopo la Grande Fratello, insomma, dopo l'esperienza del Grande Fratello all'interno di un locale. E mi ha divertito molto. Mi ha divertito molto perché in realtà, quando parlavi col pubblico, ho notato in diverse interviste che te sei anche una che molto spesso, insomma, manda a cagare, tra virgolette, no? Molto anche realista della situazione che vive davanti. Infatti, mi aveva divertito perché, insomma, parlavi col pubblico, ovviamente il pubblico non veniva visto. A un certo punto hai detto: vabbè, grazie a solo quei quattro che battono le mani, gli altri tutti fermi. Insomma, sono cose anche che uno dice in maniera abbastanza fredda, no? Che magari uno non si aspetta di. Un pubblico non si aspetta di sentirsi dire. Ti dico perdonami perché qua sono due bambini. Ehi, bambini di Marina! Dammi questo cucchiaino, amore, prima che te lo sei pulitissimo. Sei bellissimo e pulitissimo. Vai, ci avete 50 anni, ragazzi. Sono 50 anni di già. Così anche in diretta si capisce come tratto i miei figli. Perché sono poi due maschi e non vorrei mai che crescessero come gli adulti. Oggi, cioè, no, della... Allora, no, non me la ricordo. Mi ricordo soltanto che quelle serate stupende io non capivo perché la gente si metteva vicino a me, tipo la scimmia del circo. Dovevano fare la foto, l'autografo, poi mi davano veramente un botto di soldi per stare un'ora o mezz'ora in dei locali. E io, è brutto dirlo, è strano, la gente non capisce, comunque mi sentivo quasi mortificata, no, perché mi sentivo di rubare dei soldi e non ero felice. Infatti sono quella che ha fatto meno serate di tutti. Insomma, non era una cosa che metteva. Di solito uno è anche abbastanza gasato, no? Quando. No, infatti c'era sto povero ragazzo che mi accompagnava a fare le serate, che era quello che organizzava tutti i locali, che in macchina, cioè avevamo il bodyguard, lui, insomma, in macchina mi sparava delle musiche proprio carine per cercare di gasarmi e farmi arrivare lì con un sorriso smagliante. Poi arrivavo lì ed ero traumatizzata da gente che mi toccava, mi baciava. Queste sono sempre le cose che uno poi non si aspetta, no? Perché poi uno si immagina sempre. Le persone le vede all'interno di un programma, no? E si immagina che siano. E questo è Pirandello. Pirandello alla fine era scritto prima di noi, era un genio, non perché era siciliano, ma era stupendo. Cioè, c'era questa commedia che si chiama Come tu mi vuoi, dove c'è questo piccolo paese in Sicilia, la gente vede gli altri come gli pare, non è che poi ti preoccupano di capire chi tu sia veramente, no? Sono dei giudizi che poi facciamo tutti. Sono i pregiudizi. Vabbè, ma quello tutti siamo soggetti al pregiudizio e provochiamo il pregiudizio. Però cambiando un po' anche tema, perché stiamo arrivando anche alla fine e poi ti lascio libera ai tuoi figli perché giustamente avrai da fare. Allora, io siccome sono andato a farmi i cavoli tuoi, perché te lo voglio dire con le tondo, ho scoperto che tu tempo fa, insomma tempo addietro, sei stata madrina per uno degli eventi del Gay Village. Quindi nel mio cervello mi è balenata la domanda: ma Marina La Rosa sarà una frociarola? E allora ti sottoporrò a un semplice test di 3 domande, cara Marina, in cui capiremo tutti insieme se tu sia o meno una frociarola. Ricordo che per chi fosse all'ascolto che frociarola è un termine simpatico per descrivere tutte le donne etero, amiche e sostenitrici del popolo LGBT.
Quindi Marina, ci siamo, vai. Perché ovviamente per ogni domanda hai meno di un minuto per la risposta, quindi va bene, vai. Calcoliamo il tempo. La prima domanda è questa, facilissima. Devi dirmi almeno due titoli di film a tematica omosessuale. Parte il countdown. Oddio, allora ne ho visto uno stupendo, ma non mi ricordo come si chiama. Marina. Ed ero incinta del mio primo figlio ed è stato lì al cinema, da accanto a quello che poi è diventato mio marito, e questo bambino che stava ancora nella pancia per la prima volta si è mosso, ed era un film con tematica omosessuale, ma non mi ricordo il titolo, mi dispiace, però lì ho pensato, mio figlio si è mosso, wow! E vabbè, allora eri distratta per una cosa bellissima, quindi dai, ci può stare altri ordini. Però Marina, sta scadendo il tempo, hai 20 secondi, devi lanciarti, ti posso dare un piccolo aiuto dicendoti Priscilla, vediamo se... Priscilla, ecco Priscilla, vabbè, quello lo sappiamo tutti, abbiamo visto il musical, il film, è tutto, okay. E l'altro... Non me le ricordo. Ai, tempo scaduto per Marina. Allora Marina, c'hai ancora due domande, per rifarti, sì, quindi... Vai. Qui entriamo invece nella tematica dell'aspetto, quindi sicuramente tu che hai visto un po' il mondo, comunque avrai conosciuto sicuramente persone omosessuali, lesbiche, insomma quant'altro, saprei dirmi qual è la differenza tra, mi viene da ridere, scusami, tra Bears e Twinkie. Vai il countdown per Marina. Oddio ragazzi, ma che figuraccia. Allora, colleghiamoci alle parole, no? Bears, cosa vorrà dire? Bea con la B. Bea con la B, sì, Bears, proprio detto spicciolo. Non so, Bea. Non sono una frociarola. No, Marina, allora, guarda, facciamo così. Passiamo all'ultima domanda, ma che tanto secondo me ci faremo una grassa risata per chi non la saprà a questo punto, perché è veramente difficile. Quindi vediamo se ti salviamo con dimmi almeno due nomi di due frociarole italiane famosissime. Queste ce ne sono tante, quali sono le frociarole? Un caschetto biondo nazionale. Allora una è la Carrà e una non può essere Vladimir, perché quella no. Non è Vladimir, no? No, Vladimir. Non è neanche la Cuccarini, No, la Cuccarini negli ultimi tempi gli è andata un po' male. Esatto. E una la Carrà e l'altra Renato Zero. No, perché è un uomo. Dai, Marina, ti voglio salvare. Dai, non puoi uscire qui senza almeno una domanda giusta. Quindi un'altra frociarola ti posso dire. Anche... Prati, Pamela Prati. Anche Pamela Prati, vedi? Pamela Prati. Allora, via, dai, facciamo così. Proprio perché so che comunque tu sei sempre, da sempre, contro la discriminazione in generale, parlo, quindi nel rispetto generale delle persone, ti diamo il titolo d'onore, ma frociarola, ma con il ripasso, mi raccomando. Ok. Perché bisogna comunque, quando si decide di essere frociarola, insomma, bisogna sempre... Facciamo che sono rimandata a settembre. Vai, sicuramente sei rimandata a settembre, quindi a settembre ti rifarò un... Vabbè, però voglio dirvi una cosa, vai. Che il mio figlio più piccolo, che ha 6 anni, continua a dire che ha un fidanzato. Ecco, allora qui c'è proprio... E mentre tutti i parenti, cugini, maestre dicono, ma no, amore, non può essere un fidanzato. No, ecco, allora... Lui mi guarda e io dico, amore, può essere un fidanzato o una fidanzata, può essere quello che... Allora vedi, allora qui il titolo di frociarola te lo meriti veramente. Allora, no? Sì, anche se non sono frociarola, non lo so, non è importante, ma amiamoci tutti a prescindere da tutto. Ecco, quindi mi raccomando, da domani le tue scene sappi che ti potrai gasare con i tuoi amici, perché potrei dire ufficialmente... Adesso chiudiamo, vado subito a trovarmi questi termini tra Dea e Twinkie, perché veramente... No, devi assolutamente saperla. Allora, poi Marina, ovviamente qui c'è una chat attivissima che ti stanno mandando una marea di saluti, una marea di domande, insomma, c'è veramente di tutto e di più. C'è chi si ricorda che ci ha provato con te al Mucca Assassina, figurati, questi sono i racconti. È possibile, quando l'alcol prende il sopravvento... No, è lui che ci ha provato con te, non te che ci hai provato con lui. Non hai ceduto, anzi hai snobbato pienamente, sappilo. Quindi, ok, quindi era questo. Era quello, era l'altro.
Poi la gente ovviamente si è schiantata dalle risate, insomma, nel sentire delle teste della Frociarola. Marina, io direi che ti avevo detto 10 minuti, siamo arrivati a 18, quindi devo assolutamente chiudere per le tempistiche di radio, però ti voglio ringraziare veramente un sacco per il tempo che ci hai concesso, e poi sicuramente a settembre ti voglio risentire, perché voglio sapere se questo titolo da Frociarola va tenuto. Sarò preparatissima, te lo giuro. Ecco. Grazie a te. Grazie mille Marina, una buona serata e un abbraccio. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao Marina.